Buongiorno, oggi è il 5 agosto 2020 e riprendiamo una sana abitudine con un ospite che ci è gradito. Siamo nella estrema periferia della città, in una zona diremmo di campagna, insomma, siamo distanti dal centro abitato. E il nostro ospite qui, dopo un periodo di lockdown, è Giovanni Siciliano. Buongiorno, leader di Città Buongiorno a Nuova tutti e, e buongiorno a insomma, te, Biagio. artefice di tante battaglie politiche. E perché riprendiamo dopo diverse settimane? Allora, voglio fare una premessa in tutto ciò che diremo in questi video che secondo me avranno molta importanza a livello informativo per i cittadini di Nardò. Non c'è nulla se non il desiderio di informare la gente, ecco. Nessuno intraveda obiettivi politici o quant'altro. È da tempo che non davamo vita a questi video. Giorni fa, in seguito ad un incontro dei componenti dell'Associazione di Città Nuova, ci sono state una serie di lamentele e ho deciso di puntare il dito su alcune situazioni. Quindi noi parliamo di rifiuti. Ok. Siamo in località Pagani, parliamo di ciclo dei Il rifiuti, ciclo dei rifiuti e parliamo di. anticipiamo che in questi giorni nelle case nei Neritini, senza riduzioni, va detto, stanno arrivando le bollette della Tari, che sono molto importanti. Io intanto consiglio a tutti coloro che non sanno leggere per fare il raffronto con le cifre del 2016 di farle leggere attentamente a chi in famiglia possa dare una, quello che è in realtà la differenza fra la cifra che veniva pagata prima del 2016 e quella attuale. Ora, bene, d'accordo, i servizi costano, ma perlomeno poi dovrebbero essere a servizio della gente nel modo migliore possibile. Siamo in località Pagani e qui nel capitolato del ciclo dei rifiuti del Perlaro, della quale fa parte il comune di Nardò, era previsto l'ecocentro, il terzo ecocentro. A Nardò in realtà ce n'è uno funzionante in località in via Bernardini, l'altro a Singhiozzo funziona e non ha funzionato fin dall'inizio Ha iniziato da poco a essere in via attivo. Copertino a giorni alterni, oltretutto. Questo è il terzo ecocentro che doveva nascere, secondo me, dal 2016, massimo 2017, quindi secondo me c'è un ritardo di ben 3 anni. Allora, Perché il invito. capitolato è del 2016, 2015. 2014-2015 il bando e poi il Quindi nel capitolato. 2016 doveva nascere un ecocentro qui, previsto Sì. Secondo me c'è un dal capitolato. ritardo rispetto a quelle che sono le linee guida del capitolato di ben 4 anni ad oggi. Non sappiamo quando nascerà e quando sarà operativo. Per cosa comporta la mancanza di questo terzo ecocentro? Beh, secondo me, se ci fosse, potrebbero essere evitati alcuni fenomeni di abbandono di materiale che non può essere lasciato fuori nei cassonetti come umido, plastica, eccetera e quant'altro. In sostanza, invito pubblicamente i consiglieri di minoranza a verificare se nelle linee guida del capitolato dell'Aro ci sono dei ritardi, di chi sono le responsabilità e prendere le dovute conseguenze, perché i cittadini pagano le tasse quando possono con enormi sacrifici e va bene, d'accordo, gli aumenti, tutto quello che vogliamo, ma almeno dei servizi adeguati che a me non sembra che al momento ci siano. Peraltro gli ecocentri, disseminati per così dire sul territorio comunale, no? Consentono una facilitazione per i cittadini di andare a conferire. Ma è Via dei chiaro. Bernardini è congestionata dalla È chiaro, gente, ma che, di ora turisti siamo in che vanno. località Pagani. Immaginiamo una famiglia di anziani che dovrebbe recarsi o in via dei Bernardini o in via Copertino quando sta aperto quell'ecocentro. E allora è chiaro che le difficoltà sono enormi, come liberarsi di alcuni inerti che chiaramente non possono essere conferiti nei bidoncini del giallo, il verde, eccetera. Quindi in sostanza è vitale per un miglior servizio la nascita di questo ecocentro. Se mi risulta che il progetto sia stato presentato da poco, nell'arco di quest'anno, quindi già nella presentazione del progetto, figuriamoci quando sarà operativo. E perché l'amministrazione comunale retta dal sindaco Pippi Mellone non fa valere le prerogative dell'ente Ah, pubblico a favore dei cittadini, questo non lo ovviamente? so, io so soltanto, anzi ricordo, che il sindaco Mellone, quando era consigliere di minoranza,
con un manifesto attaccò pubblicamente e duramente la ditta che svolge il servizio della raccolta dei rifiuti. Ebbe anche parole pesanti. Mi pare di ricordare che definì postificio. Ora, da quando si è insediato ad oggi, il ciclo dei rifiuti è tutto a posto? Bene. E se i cittadini ritengono che sia così, vuol dire che sono io in errore. A me sembra che le cose non vadano bene. Quindi questo video, oltre che essere informativo nei confronti dei cittadini, è anche un appello all'amministrazione di rendere chiarezza, insomma. Di rendere chiarezza, soprattutto in virtù del fatto che oltre all'aumento di quest'anno, Biagio giorni fa, a tutti i cittadini che non lo sapessero, in Consiglio Comunale è stato votato il bilancio dell'anno prossimo. Io sono convinto che cercheranno di approvare per non far apparire alla gente quello che sarà l'ulteriore aumento per il 2021, che abbiano il coraggio di approvarlo prima delle elezioni amministrative, non nascondano questo particolare in modo da non lasciare. Ma su questo credo che in consiglio ci sia stato un ampio dibattito che sia stato anche riportato sugli organi di stampa. Ne parleremo allora ancora. Grazie Giovanni, grazie. Ci sono altre argomentazioni che tratteremo settimanalmente se tu sarai disponibile. Grazie a te. Grazie a voi.